cari miei, in questo nuovissimo video. Qui con voi è sempre il vostro caro Nico dei Pokémon. Come sempre, benvenuti ai nuovissimi iscritti e bentornati a coloro che ci seguono sempre. Ragazzuoli, quest'oggi continuiamo la nostra fantastica avventura con i nostri stupendi tre Tauros di Paldea verso una nuova avventura. Oggi, se riusciamo, andremo ad affrontare il primo capo del team, Sar, così da portarci un po' più avanti. Quindi, non perdiamo altro tempo alcuno e andiamo in game. Ma prima di andare in game, come sempre, vi ricordo che qui sotto in descrizione avete sia il mio Instagram che il mio link di Card Market, dove potete acquistare qualsiasi tipologia di carte che vi servono, Pokémon, Yugi o quant'altro. Quindi, cliccate sul link e andate, ci sono prezzi davvero assurdi. Ma dopo detto ciò, andiamo in game. Ed eccoci qui, siamo proprio dove ci eravamo lasciati l'ultima volta, ovvero nella caverna dove il Bombardier si è mangiato la Roma. Oggi, dopo aver affrontato il nostro secondo Pokémon dominante, andremo proprio, scenderemo qui giù per affrontare il nostro primo, diciamo, capo del team Storm. Quindi non perdiamo altro tempo e direi di cominciare. Andiamo sul nostro fantastico Coraidon, grazie alla corsa ci porta dove vogliamo, ci scendiamo da questa parte della montagna e qui giù ci dovrebbe essere un ponte, ecco, infatti un po' partire, eccolo qua lì a sinistra, dove possiamo proseguire verso il capo del Team Star. Allora, come di solito, ci affrontiamo tutti gli sfidanti che ci sono per strada, così alleniamo anche i nostri fantastici Tauros. Ok, lui è un bel pinico, noi andiamo attivi con il nostro Tauros normale, livello 15, va bene. Doppio calcio, ok, Pinico ha una buona difesa, doppio calcio ovviamente non è efficace, riduttore, si toglie lui da solo la vita, ok, e a questo punto andiamo di botte in testa, andato a imparare, botte in testa, un buon danno, ma finiamo il tutto con garanzia, e quindi chi sarà il suo prossimo Pokémon? Pinico è andato, siamo quasi tutti a livello 21 e arriva un Nibbler, l'insettino. Io direi di andare diretto botto in testa e lo one shotiamo col fantastico attacco potente del nostro Tauros, ok, che è quasi a livello 21. Lui ci fa un applauso, ciao, ok, ci siamo. Allora, dato che è livello 21, io sposterei e farei così, perfetto, così ci troviamo di fronte, quello un po' meno. Ci prendiamo questa monetina Gaming Wool, ci andiamo a sfidare anche questa allenatrice, perché no? L'esperienza ci fa sempre comodo, e anche i soldi che ci danno, ci possono sempre servire. Vediamo. Coin Coin e noi entriamo con il nostro fantastico Tauros fuoco. Qui andiamo easy con un doppio calcio, dobbiamo essere super efficaci. Nonostante ciò ha resistito. Che livello è questo Coin Coin? Forza Razzene, questa ci fa male, infatti. Livello 20, oh, finalmente i livelli si sono un po' alzati. Io andrei di nitro carica, così aumentiamo la velocità del nostro Tauros. Perfetto. Ora siamo a livelli pari, perché tutti gli altri hanno livelli 20. Ok, perfetto così. Lui ci manda Lucio e noi, per metterci ancora di più in difficoltà, mandiamo il nostro Tauros acqua. Voilà. Ora anche gli allenatori avranno livello 20, quindi buono così, buono così.
Ok, andiamo di prepotenza e passiamo all'attacco. Lui anche fa la stessa cosa. Molto bene. Io andrei a questo punto di botto in testa. Magari riusciamo a farlo tentennare. Tentenna, no, full in denti. Però ci toglie meno perché l'abbiamo portato a meno uno. Andiamo ancora di botto in testa. Magari niente, non riusciamo a far tentennare. Full in denti. E direi che possiamo con un acquaggetto, dato che sì, siamo più veloci di lui e non ci sciocca. Ok, dai, ci siamo. Buono, per il livello 22 del nostro Talos. Ovviamente più alto il livello degli allenatori che andiamo a affrontare, più esperienza prendiamo. Quindi noi non ci facciamo, diciamo, mancare niente. Andiamo a fare uno switchino. Qui su ci sono un bel po' di Pokémon, devo dire, a parte i Mudbrain incredibili. Scendiamo di qui così non ci perdiamo e seguiamo tranquillamente la strada. Questa dovrebbe essere la strada che ci porta direttamente dal capo del Team Star. Non ci facciamo ovviamente lasciare intimorire da questi allenatori e li affrontiamo tutti quanti. Ivi, buono, sarà un bel doppio calcio da parte del nostro Tauros. Livello 15, ok, qui siamo scesi di nuovo, non capisco il perché, ma va bene. Doppio calcio da shottarlo, infatti entrambi i calci, mandiamo KO il suo caro Ivi e va bene così. Saliamo di livello, no? Dobbiamo mettere il Tauros di fuoco attivo perché manca di meno per salire il livello 22. Quindi facciamo così e facciamo così. Scendiamo. Magari se troviamo qualcosa di interessante, così non ne manchi dei fan. Scendiamo. Abbiamo ancora un'altra allenatrice. Sblocchiamo anche il Pokémon Center lì. E lì già ci si intravedono le bandiere del primo capo del Team Star. Questa allenatrice cosa ci manda? Un bel Teddy Ursa. Anche Teddy Ursa dovrebbe essere un problema per i nostri Tauros perché abbiamo un doppio calcio. Vediamo se riusciamo. Occhi tenue, ci abbassa l'attacco, ma vediamo se riusciamo comunque a shottarlo. Ok, va bene, anche se ci ha abbassato l'attacco, un doppio calcio, riusciamo a shottarlo. Bene così. Cosa ci manda come secondo Pokémon? Tikatink. Interessante. Tikatink è folletto acciaio, quindi con nitrocarica dovremmo essere super efficaci. Vediamo. E infatti siamo super efficaci e lo one shotiamo. Tanta roba questi Tauros. Pokémon più belli per me non ce ne sono, anche perché io amo Tauros, come ben sapete, quindi questo non poteva che essere il mio titolo, non poteva che essere la mia run con solo Tauros. Allora, dato che lì c'è un centro Pokémon e qui non vedo altri allenatori, direi di andarci a curare, anche perché siamo davvero vicini, dato che ci sono già le bandierine e credo che a breve ci telefonerà anche Cassiopeia per dirci che siamo vicini a una base del Team Star. Quindi vediamo un po'. Ora vediamo se riusciamo anche a prendere l'oggettino, dato che abbiamo sfidato gli allenatori. E infatti ci dà anche il ciondolo chiaro, tanta roba, un nuovo oggetto per quanto riguarda questa generazione. Andiamo sempre dritto, tra l'altro qui ci sono le bandiere, quindi siamo davvero molto vicini. Andiamo di qui, lì c'è un Pokémon terra cristal, ma lì è la parte del deserto, una parte un po' più avanzata. Eccoli lì ragazzi, infatti ci arriva la fandomatica chiamata di Cassiopeia che ci dice: vedi che c'è in vicinanza una base del Team Star, vedi che non riesci ad aiutarmi? Certo. Aiutiamo tutti, diventiamo campioni, battiamo tutti il Team Star e battiamo anche tutti i dominanti, quindi siamo qui per questo.
Ed ecco che arriva il nostro compagno di avventura per quanto riguarda il Team Star, ovvero il signor Garof, che ovviamente, come tutti abbiamo riconosciuto, sappiamo benissimo chi è nelle vere vesti. Quindi lui ci spiega che ci vuole aiutare. Stranamente Cassiopeia accetta il suo aiuto, ma va bene, infatti lo accetta nella banda e gli scappati di casa, che siamo noi, e a quanto pare ci aiuterà a scoprire o a parlare. In realtà non ci aiuterà mai effettivamente, però sarà lì per parlare con tutti, ma va bene, lui fa quel che vuole. Ora li abbiamo. Praticamente Cassiopeia ha chiamato tutto il Team Star e ha detto che gli vogliamo distruggere, e quindi ora tutto il Team Star non ci fa altro che aspettare per farci il pucetto. Quindi noi andiamo dai loro capitani e cerchiamo di mandare KO. Cassiopeia, hai già rotto le Cassiopeie, mi fai andare a lottare? Grazie, Garof, per piacere, pur tu. A posto. Infatti, come diciamo, signor preside, sappiamo già che lui è il signor preside con un mascheramento, ma in realtà lui non ce lo vuole dire. Ma va bene, non perdiamo altro tempo e andiamo. Andiamo alla porta d'ingresso ed ecco che ci accolgono gli scagnozzi del Team Star, ragazzi. Proprio loro. Se si carica la pagina, ok, ci siamo. E tu, dove credi di andare? Fermo lì. Noi siamo il Team Star e questa è la base della divisione del tipo buio. Ma forse ci conosci meglio con il nome di Banda Seijin. Precisamente a noi, intrusi come te, non piacciono proprio per niente. No signore, scusa, ma meglio che ti fai dietro front. Va bene, aspetta un attimo, sei tu Nikua, vero? Sì, sono proprio io. Già. Oh, lo ammetti così, accetti un consiglio in questo caso, fa via. Ci stanno cacciando in tutti, ma accettiamo la sfida. Lei si arrabbia inutilmente. Che t'arrabbi? Fatte sotto. Oh, parte la sfida con la recluta del Team Star. Ci manda un Marco. Ok, noi andiamo nel nostro fantastico Darius, io direi una bella nitrocarne, non te la tocco nessuno, infatti è buono, la nostra velocità aumenta, ci fa attacco d'ala, anche questa ci fa male, basta, andiamo di doppio calcio e prendiamo il punto, voilà, e voilà. Così si fa. Ora, livello 22, il nostro fantastico Taurus rimane stupita dalla nostra incredibile forza, ma va bene così. Ora dovremmo entrare e affrontare. Che fastidio. Beh, adesso pensaci tu, d'accordo? Astra la vista. Va bene, sfidiamo anche lui. Avanti. Perdonami, è appena entrata nel team e mi sa che non ha ancora imparato le buone maniere. Beh, io ora me ne torno nella base e vado ad allertare gli altri, va bene. Gli avviso, va bene, cioè io devo anche avvisarvi che sto entrando nella base. Va bene, che vi devo dire? Ora ci chiama Cassiopeia, ci dice che siamo riusciti a... Sì, grazie, ciao Cassiopeia, abbiamo da fare. Se ci chiami ogni 5 secondi non possiamo entrare. Quindi chiudi sto telefono e facci entrare nella base del Team Star. Tra l'altro, per entrare nella base del Team Star addirittura dobbiamo avvisarli che stiamo entrando. Facciamo un po' di change, anche perché tanto li useremo tutti e tre. Suoniamo il dong, altrimenti loro non si muovono, perché noi non possiamo entrare in altro modo se non suoniamo il dong. Va bene. Chissà perché è uscito Taurus. Nicola, fai attenzione, il Team Star predilige un tipo di lotta
particolari. Pare la chiamino carica stellare. In breve si mandano in campo più Pokémon contemporaneamente con il pulsante R. Se qualcuno dei tuoi Pokémon finisce KO, torna da me. Mi renderò utile rimettendo in sesto. Oh, ecco cosa serve. Sei attento, pare che anche le recute abbiano gli apparecchi per curare i loro Pokémon. Va bene. Guarda un po', uno sprovveduto ha fatto irruzione qui senza sapere dove mettere i piedi. Forza, buttiamolo fuori. Farà bene a tenere a mente quanto è terribile il Team Star. Se riesci a sconfiggere 30 dei nostri Pokémon entro 10 minuti, potresti avere l'onore di incontrare il nostro capo. Quindi, i nostri tre Tauros sono pronti a combattere. Il tasto R ce l'abbiamo sotto le mani, quindi andiamo e affrontiamo tutti i nostri avversari. Allora, fortunatamente siamo anche super efficaci ai loro Pokémon, quindi diciamo che abbiamo abbastanza vita facile. Andiamo con tutti e tre i nostri Tauros, facciamo piazza pulita, siamo su 6 di 3, 1, andiamo 2 e andiamo 3, siamo già a 10, e andiamo 1, andiamo 2 e andiamo 3, andiamo a 13 e andiamo 1. Andiamo 2, easy ragazzi, molto easy questa parte. Siamo a 15, andiamo, posso combattere, siamo già a 19, facciamo fuori questo Zorua, posso ancora combattere, e ci siamo, siamo a 21, andiamo su questi stagni, siamo a 26 e con questo dovremmo arrivare a 30 molto easy. Infatti sono in campo e voilà, fine. Affrontiamo il boss che è meglio. Questa parte diciamo è un po' più facile. Abbiamo speranze di vincere, corra a chiamare il capo. Ed eccolo qui ragazzi, la nostra prima sfida contro il primo capo del Team Star. Guardate che fanatico, con la sua console siamo contro Romelio. Tanta rovina. Romelio userà i Pokémon di tipo buio, quindi noi possiamo dire che siamo un po' avvantaggiati con il nostro Tauros? Beh, direi proprio di sì, perché abbiamo sia il Terra tipo lotta che la mossa doppio calcio su tutti i Tauros. Però il nostro intruso sa farsi notare. Ti chiami Nicola, giusto? Io sono Romelio, HDC Crudelio. Tu chiamami pure come ti pare. Ma direi anche basta con l'intro, è ora di passare dritto all'auto. Metterò su un bel requiem che faccia da colonna sonora alla tua disfatta. Lottiamo allora e diamo inizio a questo party. Bene, affrontiamo questo caro DJ Romelio, mamma mia. Allora, quanti Pokémon aveva Romelio? Non ricordo. Romelio Team Star, il suo primo Pokémon è un Pappino, quindi siamo proprio con il Tauros lotta proprio perfetti. Niente di fegato dichiarare guerra al Team Star, o forse più che fegato è un uomo solo. Allora, io direi, livello 21, io direi di andare subito così, di forza brutta, andiamo a terra cristallizzare il nostro bellissimo Tauros di bambino in terra cristallotta, così andiamo subito a casa il nostro caro Romero. Doppio calcio, vediamo se Pawiard resiste, ma non credo, infatti ne basta uno e lo one shottiamo. Lui è a livello 21, quindi comunque è un buon livello, ma ecco che arriva
Rare Room, ovvero dobbiamo affrontare il Mackinjay su cui è sopra Romelio. Va bene, ora prepotenza, ci ha passato l'attacco, quindi noi siamo a meno 1. Vediamo, livello 20, va bene, vediamo se con doppio calcio a meno 1, ferro stridio ci sta abbassando anche, fortunatamente l'abbiamo evitato. Quanto danno facciamo con doppio calcio? Ok, buon danno, va bene, dai, ci sta. Io direi di fare una cosa, andiamo a fare cuor di leone, perché lui ci vuole abbassare la difesa a tutti i costi. Io vado a fare cuor di leone, da pompargli un po' l'attacco. L'attacco speciale non ci interessa, infatti torniamo a normale. Vediamo, ci siamo tolti il meno 1, così riusciamo a fare un po' più. Vediamo lui con come ci fa più danno. Vediamo, il doppio calcio adesso, avendo tolto il menù, quanto danno fa. Ok, ora ci siamo. Quel menù ci dava abbastanza fastidio. Ora ci siamo. Se ne facciamo un altro, praticamente lo one shottiamo. Sì, andiamo di doppio calcio e finiamo subito il doppio calcio. È passato la difesa, quindi questi commenti ci faranno male. Ma non ci fermeremo, perché un altro doppio calcio, one shottiamo. Suo Revramundo, e ci siamo portati a casa anche questa, ragazzi, tanta ropina, e anche il primo capo del Team Star è andato. I nostri Taurus, ragazzi, non si fermano davanti a niente, soprattutto questo con la Terra Cristallotta, che proprio contro il buio è il suo pane quotidiano, ragazzi, è il suo pane quotidiano. Ora ci racconta, diciamo, un po' il passato di Romelio, un po' la storia, non è qualche mese prima, vediamo un po' le organizzazioni. E questo è quanto. Che c'è Romelio? L'arcicapo voleva il mio parere su un piano di su un paio di cose. Quindi abbiamo fatto una chiacchierata e preso delle decisioni. Cioè, tanto per cominciare, l'operazione Star e poi il codice di condotta del team. Ultimamente abbiamo avuto un sacco di nuove reclute, no? Quindi pensavamo che sarebbe meglio fissare qualche regola, ti do un codice di condotta, eccetera, eccetera. Qui parlano il codice di condotta, che loro non vogliono seguire le regole, ma comunque devono avere delle minimo di regole, quindi non ci interessa questa parte qui. L'importante è aver battuto Romelio. Infatti lo asfissiano e decidono che lui deve dare le regole. Ho fatto del mio meglio, ho stilato io stesso il codice di condotta, lascerò il mio ruolo come è giusto che sia. Questa è la mia medaglia team, il simbolo della mia autorità. Prendila tu. Voilà, prima medaglia del Team Star, ragazzi, tanta robina. E visto che ci sono, andiamo anche un MT che ci dà ripicca, che okay, non ci servirà, sui nostri Tauro. E ragazzi, il primo ci fa delle domande sulla scuola, non ci interessa. Ora entra il nostro Garof che parla con il nostro Meglio. Voglio solo fare quasi chiacchiere con te. Ok, infatti praticamente lui cerca di portare in riga tutto il Team Star, perché essendo il preside della scuola vuole che loro tornino a scuola. Ma chissà cosa succederà. Lasciaci in pace, Romelio, che dobbiamo andare alle conclusioni. Perfetto. Ragazzi, che dire? Anche perché siamo arrivati già a 23 minuti di video, quindi possiamo salutarci. Qui il primo capo del Team Star è caduto sotto i colpi dei nostri tre fantastici Tauros, o meglio del nostro fantastico Tauros Lotta. Ma prima di tutto ci chiama Cassiopeia, gli diciamo che abbiamo eliminato il primo Team Star e che ci manda delle, pensa Romelio, dice Romelio, va bene, ci manda la ricompensa,
tanta tanta robina, ci dà una bella MT e ci manda la cara Penny a darci dei doni, ovvero della roba per costruire gli strumenti, che è sempre molto utile, ragazzi, sempre molto utile, ci servirà in endgame. Voilà, ci dà il materiale e ci salutiamo con la cara Penny. Ciao bella, ciao. Che dire, ragazzuoli, il primo capo del team Star ce lo siamo fatti easy easy, anche se abbiamo subito dei bei danni sul nostro task, comunque siamo andati davvero alla grande. Non ci resta che salvare e possiamo fermarci qui per questo episodio. Fatemi sapere di cosa ne pensate di questi fantastici tre Tauro che stanno asfaltando qualsiasi cosa che ci troviamo di fronte, e io non mi resta che ringraziare ancora una volta di essere stati qui con me, e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzuoli.